E buongiorno mondo, ci siamo già alzati, abbiamo già fatto colazione, adesso abbiamo spicchettato le tende e le abbiamo messe un po' al sole ad asciugare perché vi faccio vedere l'umidità che c'è stata questa notte, guardate. Sono completamente zuppe, quindi aspettiamo un attimo che si asciughino, intanto ritiriamo e ripuliamo un po' qua e poi si parte. Buona giornata a tutti. Stiamo finalmente uscendo da quel prato super umido, abbiamo tutti i piedi zuppi, guardate un po', e si va, sperando nel sole che ci asciughi tutto, ossa, tenda, scarpe, piedi. E anche oggi delle belle salitine, siamo al 13% di pendenza e si pedala e si fatica e si pedala e si fatica e ci sono 10 gradi di temperatura. Dai Giappino, pedala, dai Giappino, pedala. Stavamo giusto cercando un Opinel per tagliare la frutta a merenda. Oggi è un pochino dura, abbiamo fatto 20 km con la media dei 14, ma è un repentino sali scendi, ma le salite sono tutte tra il 10 e il 15%, brevi, ma ti sfiancano perché sali, 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 vai giù in picchiata, risali, 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 vai giù in picchiata, così per almeno abbiamo già fatto 20 volte. Ah, pedaliamo, pedaliamo, che mancano 10 km al supermercato per fare la spesa. Ah, dopo. Ragazzi, è verissimo, oggi stiamo faticando e non poco con tutte queste salite, discese, ti spezzano le gambe, però ogni volta che fai certe fatiche sei sempre ripagato da questi panorami. Muri adesso fa il furbo che supera, ma solo perché in discesa era rimasto indietro. Ragazzi, è bellissimo, ma è faticoso. Adesso tengo le mani sul manubrio perché sennò mi vado a schiantare. Ragazzi, ci siamo fermati a Gross Ramming, forse si chiama così. Abbiamo fatto la spesa per pranzo, cena e colazione. Non abbiamo trovato un prato dove metterci comodi, quindi siamo su questo pezzo di marciapiede solo perché c'è tutta questa staccionata al sole, dove abbiamo steso le tende che questa mattina le abbiamo ritirate completamente fradice. Adesso Muria si sta preparando il suo panino e dopo tocca a me fare il panino, si mangia e poi si ricomincia a pedalare, perché oggi, come vi ho detto, è dura, si sale, si scende, si sale, si scende, abbiamo fatto solo 30 km. Ah, dopo, e buon appetito. Bello, seguire il fiume, oggi davvero basta, tutte ste salite, ah, ve l'ho detto, sale e scende, sta diventando quasi noioso, oltre che faticoso, ah, fatica, mannaggia, R7 delle balle, ah. Sarà almeno la 30ª salita,
che facciamo così. Per fortuna che una signora gentile ci ha lasciato caricare le borracce a casa sua, perché in Austria in nessun parchetto, nessuna chiesa, da nessuna parte si trova mai una fontanella. Va bene non sprecare l'acqua eccetera, ma una fontanella ogni tanto potrebbero metterla, e Muriel, al posto di farci morire di sete sulle salite e le discese. Direi proprio di sì. Ragazzi, abbiamo fatto 74 km circa. Stavamo cercando un campeggio perché stanotte volevamo lavarci un po', lavare i vestiti, e soprattutto Muriel deve recuperare il suo cellulare. Volevamo provare a caricarlo con una presa a muro, perché con gli anker e il power bank non si carica più. Ci siamo fermati in questo ristorante per chiedere informazioni sul campeggio, perché c'erano le insegne ma non trovavamo dove fosse il campeggio, e quelli del ristorante ci hanno detto che possiamo mettere le tende dietro il loro ristorante, però in cambio dobbiamo mangiare da loro. Quindi ci siamo concessi una birra e adesso ordiniamo anche due mega schnitzel con le patatine, che costano 7,70 euro e dicono che sono porzioni super abbondanti. Quindi Muriel è felice, un po' meno per il suo cellulare, sta compilando il suo diario, dopo compilo il mio, e beviamo e mangiamo. E sono arrivate le schnitzel e si mangia. Muriel sta già cominciando. Muriel è già cominciato. Ed eccolo intrepido, dopo aver mangiato la sua schnitzel, sale nel prato dove monterà la tenda il Murielito. Arrivo. Io pensavo di trovarti già con la tenda montata, tutto fatto. E invece ho cazzeggiato tutto il tempo.